Ore 22.30, lunedì 9 gennaio 2023, ricominciamo dagli studi di Attele Romagna a Cesena, cartellino giallo, parte di campionato 2023. Abbiamo aperto, come avete visto, ci eravamo purtroppo lasciati lo scorso 18 dicembre a, a piangere la scomparsa di Sinisa Miailovic, eh, deve esserci qualcosa che non va in questo periodo. Veramente perché eh, insomma, la notizia era nell'aria, però eh, se ne è andato anche Gianluca Vialli a 58 anni il 6 gennaio. Le feste non potevano cominciare e finire nel peggiore dei modi. È un piccolissimo omaggio quello che abbiamo fatto a Gianluca Vialli qui eh, in apertura di cartellino giallo. Eh, il campionato è ricominciato, si sono già giocati due turni. Come abbiamo fatto per Sinisa, però, non voglio fare solo un ricordo di due minuti così veloci, ma chiederò insomma ai miei amici e compagni di viaggio un uh, ricordo e un pensiero. Sì, io mi ricordo quando eravamo bambini, quando eravamo ragazzini, che andavamo a giocare al campetto sotto casa, la rovesciata alla via. Vialli! Eh, sì, sì. Lanciami il pallone, fammi il cross e ti mettevi lì e facevi la tua rovesciata, che come veniva, veniva però. L'immagine di Vialli era la rovesciata alla Gianluca Vialli e questo è proprio il ricordo che ho di Gianluca, il primo, quello che è proprio mi è rimasto nella testa, oltre ai suoi tantissimi gol, alle tante giocate e alla persona che era, veramente me, bambino, che facevamo le rovesciate alla Gianluca Vialli, perché la rovesciata alla Gianluca Vialli era, era la sua, era la sua, negli anni sì. 90 era la sua giocata. Camilla tu non l'hai potuto vedere se non indifferita, differita, però voglio, sono no, curioso di però capire anche le tue Comunque sensazioni. Ho visto anche di lui molte giocate appunto faceva questo gioco molto spettacolare ma anche di impatto comunque nella storia si ricorderà sempre Gianluca Bialli come un giocatore che ha fatto appunto tutto quello che poteva fare secondo me durante la sua carriera e mi dispiace soprattutto vabbè, per la famiglia, per i familiari, per gli amici, ma soprattutto mi soffermerei anche secondo me su Mancini, che nel giro sì. di pochissimo ha perso veramente, sì, veramente. due amici du due importanti. Amici, due amici, due compagni, due fratelli Sono anche, stati sì. alla Sandoria tutti e due in periodi diversi, penso, mm. perché sì, perché lui arrivò, arrivò molto dopo. Fabio è per noi è stato un avversario, però è stato un avversario che doveva essere uh, è molto vicino al Milan, no, sì, nell'88 eh, lui fu vicinissimo eh, al Milan, no, sì, però qui, poi c'è il lui poi, di, non, eh, di non sì, stato, era già tutto fatto e poi c'è stata una telefonata che ha deviato sì. la macchina verso i Lidi di Torino e una persona che mi è capitata anche di conoscerla per, uh, fuori L'ambito campo, una persona molto culturata con una bella gioia di vivere e sicuramente in termini calcistici è stato, è stato quello che è stato con la vittoria della Champions League con la Juve comunque un avversario rispettabile e rispettato che non è una cosa banale era anche una sorta di one man show un po' come Gullit sono quei giocatori che sono atleti ma sono in grado anche di Gullit l'ho visto in azione a volte a condurre delle cose o anche sul palco del teatro sì, a Trento, eh, al Festival dello Sport, insomma, saper fare perché poi la carriera televisiva di Viale è stata anche una carriera importante. Gianluca, voglio eh, chiudere con te. Lui arrivò alla Juve nel 92, all'inizio non andò benissimo, no. la prima stagione la Juve vince, vince Prato, la Juve, ma non si... fu, no, fu esaltante. Dopo che si stato fece un male tirare un rigore, si, si ruppe anche un piede. Uno suicidio nel piede quindi erano anche date un po' di polemiche. Però, sai, noi Juventini siamo legati a quell'immagine dove alza la coppa, l'ultima coppa che abbiamo alzato quindi abbiamo un ricordo incredibile. Poi, per, per fa guarda, sono proprio quei giocatori che ti entrano nel cuore come, come io, ad esempio, eh, dipende da, neanche dalla maglia che porto, non ha importanza quella che indossano, perché uno come Gattuso, ad esempio, io sono innamorato. Sono giocatori che ti entrano proprio dentro, capito come Zanetti dell'Inter, cioè eh, a prescindere, capito? dalla dei, maglia che colore. indossano. e Gianluca era così: era, era, era uno di quei giocatori. Poi nazionali, volevano bene tutti, un ricordo incredibile, ho visto, e, e, da tutti, e tra l'altro. Anch'io l'ho conosciuto una puntata di, di Presidente. Pensa c'era lui il ospite, e c'era lui, Antonella Lia, conduceva insieme a Vionello sì. e c'era proprio Gianluca Vialli, quindi ho un ricordo suo, a parte che mi aveva lasciato capito, un autografo e, e ci siamo divertiti. È stato, è stato piacevole, ecco, un ricordo che mi porterò dietro tutta la vita di, di Vialli, perché era un grande in tutti i sensi. Dai. Bene, bene, lui fu uno dei primi anche ad andare in Inghilterra quando nacque, insomma stava per nascere questo boom della Premier League. Lui e Zola hanno aperto un po', un po la strada e a Londra ha preso anche casa, e tanto più che i funerali si terranno lì in forma privata. Tra l'altro, la moglie sì. è, è, eh sì, sì, è là, è là con, con le due ragazze al Chelsea. Insomma, i primi successi internazionali del Chelsea alla fine degli anni 90, che non era ancora quello di Abramovic, quindi ha scandito anche il cambio di, di un'epoca. Comunque, eh. vedere la classifica di Serie A con la Juventus seconda è imbarazzante perché l'ha detto lui: con l'11 che ha la Juventus, essere seconda in classifica inter e, Ju e, inter e Milan si devono mangiare le mani, sì. i piedi. E non dico altro, non Lidre dico sicuramente. Cioè, sicuramente è una vergogna. L'Itra, sicuramente è una vergogna. ha la squadra. Io rimango sempre dell'idea che il Milan, per me, a 11 Maramau, a parte qualcheduno, è una squadra che fa blocco, ma a 11 Maramau. L'Itra, cioè ragazzi, cioè, deco M Martinez e, e, e l'altro, il paracarro, cioè centrocampo bellissimo. Una difesa che non ha nessuno Centrocampo spara. bellissimo a Monza, abbiamo giocato con Aslani Gagliardini. <ride> centrocampo bellissimo, eh! Blispo. 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 però lì il problema ce lo cioè cioè eh, tutti comunque hai preso cioè voglio dire centrocampo titolare di livello Asdani sì, ah, rincalzo se, man se mancano quei due o tre titolari sei ma, fregato ok, ma, giocaci te io vorrei che quel, 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 quel Maramao che è in panchina perché quello è un attimo. porta rispetto come eh. Sarri, un porta rispetto a Simone io vorrei dare invece di Bastoni e Scrigna ti vorrei dare Alessandro e Rugani Prova a giocarci dai, con quel Maramao che avete in panchina sì. Gadoni vuoi bere? Beviamo, beviamo. Ah, oh. Allora beviamo solo io. Ha passato ragazzi. la prima parte del campionato a non bere, adesso. Veramente. Vado avanti. Vai. Perché dal 1885 l'azienda vitivinicola Fattoria Nicolucci di Nicolucci Alessandro produce pregiati vini dove gaddo. Predappio. <ride> area di grande importanza storica nella viticoltura della Romagna. Oggi prendiamo solo la Juventus, quindi beve solo gaddo con il passolo vino bianco da uve eh, di Terbiano e Albana vado ad aprire prenda lui lui. Cioè proprio quello, che amo, quello che amo tanto Dabia. noi beviamo durante la pubblicità <ride> va bene allora intanto che Chiara versa Io, intanto, che, ecco, intanto che stappa facciamoci un attimo seri perché credo a parte Camilla che comunque l'ha visto indifferita ovviamente abbiamo visto tutti giocare Gianluca Vialli. Eh, vi chiedo un ricordo, secondo me lui è stato intanto suona un telefono secondo me lui è stato sì. veramente una, un fortissimo attaccante per un attaccante completo aveva tutto perché aveva potenza la velocità. velocità tecnica e la, mi è sempre rimasto questo immaginario dell'acrobazia collegata a Vialli per me la rovesciata, l'acrobazia oh. è sempre stato Gianluca Vialli